Grazia, pensiamo una cosa. Don Mirko ci ha detto che Mosè fa un testamento alla sua gente, però queste sono parole importanti anche per noi. Tu cosa ne pensi? Sì, secondo me, essendo che queste parole sono conservate nella Bibbia, hanno un senso anche per noi, secondo me sì. Eh sì, questa è una cosa molto interessante. Proviamo a chiedere a Don Sì. Mirko. Mirko. Ciao, ciao Irene, ciao Alessia, Ciao. ciao. Di cosa stavate parlando? Stavamo dicendo che questo Mosè fa un testamento alla sua gente, però comunque sono parole importanti anche per noi, quindi se ci può dire qualcosa riguardo a questo. Sì, penso che tutte le parole della Bibbia sono legate a un momento storico che può essere anche molto antico e sono state riportate. Ad esempio, Mosè, il suo testamento al popolo di Israele, e poi vedremo le gesta dei re di Israele, tutti fatti dell'antichità. Però, se sono conservate nella Bibbia, sono parole di vita anche per noi. E penso che la sfida nella lettura della Bibbia sia quella non solo di capire quando sono state dette e per chi sono state dette, e capire il perché di quel momento antico, ma capire che sono parole fondamentali anche per il mio presente, per il mio futuro, ma già adesso per la mia giornata, per la mia quotidianità. Ad esempio, il brano che vediamo oggi l'ho intitolato Le tentazioni di ogni tempo. Mosè parlerà delle tentazioni del popolo di Israele, del suo popolo in quel tempo, però vedrete che sono tentazioni davvero di ogni tempo. E quindi ci dà delle dritte importanti Mosè su come regolarci poi nella nostra vita. Siamo sempre, come dite voi, nel testamento di Mosè, parole che Mosè, che morirà prima di entrare nella terra promessa, lascia al popolo di Israele. Indicazioni di vita molto importanti che il popolo dovrà seguire quando lui non ci sarà più. Leggiamo il capitolo 8 del libro del Deuteronomio. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché viviate, diveniate numerosi, ed entriate in possesso della terra che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Ma Don, in che senso per umiliarti, per metterti alla prova? Sì, è una domanda impegnativa. Se fate caso, nelle parole di Mosè non c'è un linguaggio diplomatico, politicamente corretto. Mosè dice: guarda che Dio, popolo di Israele, ti ha fatto percorrere 40 anni nel deserto per umiliarti, per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, per vedere se avresti osservato o no le sue leggi e i suoi comandi. È chiaro da questo punto di vista che l'esperienza di questi 40 anni nel deserto è stata un'esperienza significativa, un'esperienza forte. Dio ha voluto mettere alla prova il popolo. E com'è che lo ha messo alla prova? Lo ha messo nella condizione di precarietà, lo ha messo nel deserto, dove non c'è nessuna possibilità di perdere la concentrazione, di distogliere l'attenzione rispetto allo sperare nell'intervento di Dio. Nel deserto infatti non c'è niente. Non si può raccogliere niente, non c'è acqua, non c'è cibo, non si possono accumulare ricchezze, non si possono costruire degli imperi. Quindi Dio ha messo l'uomo di fronte alla precarietà, direi anche alla povertà, perché l'uomo non perdesse mai di vista che Dio c'è e che è Dio che è il Salvatore. È Dio che ha donato la manna, il cibo del deserto, è Dio che ha donato le quaglie in maniera miracolosa, è Dio che ha donato l'acqua che sgorgava dalla roccia. Tutti i segni miracolosi di Dio nel deserto perché il popolo capisse che è Dio il Signore della natura, il Salvatore nella storia. E Mosè lo dice senza tanti problemi. Ora è chiaro che nella nostra sensibilità sentire che Dio per 40 anni ti ha messo alla prova, complicandoti la vita, è qualcosa di difficile da accettare. Però nella lettura, diciamo così, teologica della storia, Mosè e il popolo riconoscono che questi 40 anni sono stati importanti, perché in questi 40 anni hanno dato il meglio di sé, nella fedeltà a Dio, nel non avere
accumulare ricchezze, ma nel condividere quel poco che si aveva, nel vivere insieme come popolo, dandosi una mano per uscire vivi alla fine da questa esperienza così faticosa, ma anche così importante del deserto. Chiaro che sono categorie un po' diverse da quelle che magari potremmo immaginare noi, rispetto a un Dio che ti mette alla prova per 40 anni. Ecco, noi pensiamo invece che Dio ti accompagna, ti assiste. La prova non viene magari da Dio, ma è qualcosa che ti capita e Dio ti dà la forza invece per superare questa prova e questa difficoltà. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Ma Don, mi spieghi meglio questo discorso della correzione, perché non ho ben capito. Sì, abbiamo qui espresso un altro aspetto. Prima vi dicevo c'è quel discorso di Dio che mette alla prova il popolo, che vuole saggiare la consistenza del popolo. Il popolo rimarrà fedele a me o mi rinnegherà o mi dimenticherà. E questo già è un primo banco di prova per Israele. Adesso abbiamo un'altra spiegazione. Dio ha detto: io ti ho portato per 40 anni nel deserto perché come un uomo corregge il figlio, così Dio ha voluto correggere te. Forse vi ricordate che il popolo di Israele deve fare 40 anni nel deserto non perché servisse per fare quelle centinaia di chilometri un tempo così lungo nel camminare, ma perché il popolo è stato punito perché si è rifiutato di provare ad entrare nella terra promessa. Gli esploratori che erano stati mandati in avanscoperta scoperta avevano detto: la terra è bellissima, è ricchissima, ma ci sono popolazioni potentissime che la abitano. Abbiamo paura di venire uccisi da questi abitanti della terra, per cui rimpiangiamo il tempo di Egitto e vorremmo tornare in Egitto. Questo grande peccato di sfiducia è stato punito da Dio. E allora Dio dice: il popolo è stato 40 anni nel deserto perché Dio lo ha voluto correggere. È chiaro che questo discorso della punizione, della correzione da parte di Dio è molto un discorso molto lontano rispetto alle nostre categorie. Fino a pochi anni fa, a qualche decennio fa, era normale dare una sberla a un figlio per correggerlo, dare uno sculaccione. Adesso invece è assolutamente così sbagliato, si dice, insomma, dare violenza anche ai propri cari per educarli. Però vedete come sono passati pochi anni e è cambiato davvero il modo di vedere le cose. Figuratevi nell'educazione di 2000-2500 anni fa come si pensava di educare i figli. Tanti brani della Bibbia dicono: il figlio va frustato, il figlio va bastonato. È chiaro allora che in quella cultura, in quella società nella quale era motivo di vanto, di orgoglio, poter dire: ho picchiato mio figlio per educarlo, altrimenti non sarei un bravo genitore, perché quella era un po' la mentalità, è chiaro che come un genitore corregge il figlio così, allo stesso modo Dio ha corretto il popolo in maniera forte. E la punizione del Signore è qualcosa, dice la Bibbia, di pedagogico. Il popolo attraverso questi 40 anni nel deserto ha capito come bisogna comportarsi e cosa vuol dire essere fedeli a Dio, cosa vuol dire, insomma, camminare sulla strada giusta. Il principio è buono, naturalmente, il fatto che il popolo viva nell'umiltà, che il popolo possa superare la prova, che il popolo possa essere corretto da Dio, ma chiaramente abbiamo questa, chiamiamola incrostazione, dovuta a una mentalità antica, a uno stile di educazione antico che è fatto appunto di correzioni dure, di percosse, di botte sui denti. È qualcosa che ai nostri giorni risulta chiaramente superato. Vado adesso avanti con la nostra lettura. Di fronte a tutto questo, cioè di fronte al fatto che Dio alla fine ha sostenuto il popolo nel deserto, dice Mosè a Israele: guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio, così da non osservare i suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi io ti prescrivo. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi,
il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra setata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire. Penso siano parole bellissime queste qui. Dice Mosè a Israele: guai, non dimenticare il Signore tuo Dio. E quando è che potresti avere la tentazione di dimenticare Dio? Dice: potresti farlo quando sarai sazio, quando avrai ben mangiato, quando avrai costruito le tue belle case e ti sarai sistemato, quando vedrai il bestiame moltiplicarsi nel tuo gregge, tra i tuoi beni, quando sarai pieno di ricchezze d'oro e d'argento, rischierai, dice Mosè, di dimenticare il Signore che ti ha liberato e ti ha condotto nel deserto. Quando invece eri nel deserto, era chiaro che di fronte alla privazione assoluta di ricchezze, di cibo, eccetera, tu non potevi che pensare a Dio e invocare l'aiuto di Dio. Adesso che ti sei sistemato, dice Mosè, rischi di dimenticarti di Dio. Ed è quello, a proposito di lettura nel presente della Bibbia, che rischiamo di fare anche noi. Quando le cose vanno male, siamo i primi a invocare Dio, a chiedere a Dio l'aiuto, e questo è giusto. Però cosa succede poi? Quando le cose ci vanno bene, ci dimentichiamo di Dio. E per che motivo? Normalmente le nazioni più ricche sono quelle che più facilmente dimenticano Dio, proprio perché si sentono sistemate, non hanno più bisogno di niente. E spesso risulta che le nazioni, quelle più povere, sono quelle dove la fede è ancora più forte e dove tante cose sono ancora molto più umane, relazioni tra persone, eccetera. Le nazioni più ricche sono quelle spesso dove i rapporti tra le persone sono sempre più rarefatti e sono più disumani. Perché nel momento in cui io sono ricco e ho tutto, è più facile avere la tentazione di non aver bisogno di Dio e anche di non aver bisogno degli altri. Mi costruisco la mia casa, metto una bella siepe in modo che nessuno veda dentro, metto un bel cancello e vivo la mia vita come su un'isola deserta e gli altri non esistono o peggio ancora sono un problema. Invece quando io vivo nella precarietà, insomma nella fragilità, nella debolezza, allora è molto più facile che faccia spazio a Dio e che faccia spazio anche alle altre persone con le quali posso vivere meglio, possiamo darci una mano a vicenda e migliorare rispetto alla nostra condizione. Ma penso che qui davvero ci sia una grande questione. Infatti il brano l'ho intitolato Le tentazioni d'ogni tempo, e questa è proprio la nostra tentazione, rischiare di dimenticarci di Dio a noi che tutto sommato le cose vanno bene, che abbiamo da mangiare, da vestire, che abbiamo tutto quello che vogliamo nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. È molto forte la tentazione, quando tutto va bene e quando stiamo bene, di dimenticare Dio. Notate però che al versetto 16, in questo capitolo 8 del Deuteronomio, si dice chiaramente: Dio nel deserto ti ha nutrito anche per farti felice nel tuo avvenire. È vero, abbiamo parlato allora di correzione, di umiliazione, di Dio che ha messo alla prova il popolo, ma perché tutto questo? Perché Dio voleva che il popolo fosse felice. Penso che questo possiamo ricordare e sottolineare nel nostro brano, perché il popolo fosse felice. Quindi dice Mosè: guardati dunque dal dire la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Guai se tu pensassi che è tutto merito tuo e ti dimentichi completamente di Dio. Succederebbe questo: perirete come le nazioni che il Signore sta per far perire davanti a voi, se non avrete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio. Ma Don, per noi oggi cosa potrebbe significare il perire, dimenticandosi che comunque quello che abbiamo è un dono del Signore? Sì, nella Bibbia il messaggio letterale è una minaccia: Dio farà perire il popolo che si dimentica di Lui. Ora, è qualcosa che a noi suona molto male, molto violento. Probabilmente il messaggio della Bibbia ci vuole dire che, attenzione, se tu ti dimentichi di Dio, di questa dimensione trascendente spirituale nella tua vita risulta zoppa, non risulta piena, e quindi davvero una vita privata di grandi prospettive. E una persona che nella sua vita chiude di fronte a sé
le porte, le finestre per entrare in contatto col mondo e anche con Dio, è una persona che si chiude sempre più su se stessa, diventa sterile e in qualche modo sperisce nella sua vera umanità. Quindi non è una minaccia di castigo con le folgori, con i fulmini, ma direi è la minaccia, diciamo, di una vita dell'uomo che non è all'altezza della sua dignità. E questa minaccia non dipende da un intervento di Dio che ti punisce in chissà che modo, ma siamo noi stessi che attraverso le nostre scelte sbagliate, i nostri principi o valori sbagliati, non viviamo magari all'altezza della nostra vocazione, della nostra umanità. Penso che così potremmo spiegare in maniera presente questo brano.